sicuro questa sarà la mia casa, insomma, sarà la mia casa per i prossimi mesi, i prossimi anni. E insomma, sono venuto qua per mettermi la prova, per alzare il mio livello di gioco, per giocare contro i migliori e soprattutto per vincere, insomma, e voglio iniziare a farlo dal prossimo anno. Ho portato a scena il progetto che c'era su di me e il progetto che c'è in generale in questa società. E, insomma, mi è sempre piaciuta Siena per il fatto che programma, non lascia niente al caso e questo secondo me è quella che più della qualità dei suoi giocatori la fa vincere negli anni. No, mi piace, è uno che ci mette l'anima nella mente, ti sa coinvolgere, ti corregge se sbagli, ti dice che hai fatto giusto se fa una cosa positiva. Penso che sia in nazionale sia qui sia un bel momento di crescita con lui, insomma. Ma sicuramente l'anno prossimo in Italia di continuare quello che è stato fatto in questi anni, anche se per il calcolo delle probabilità sarà sempre più difficile. Però ecco, si vuole continuare in quella direzione. E per quanto riguarda l'Europa, di migliorare il risultato l'anno precedente, insomma, poi che sia di un passo oppure fino alle Final Four, questo lo dirà il campo e speriamo sia il meglio possibile, però ecco, questi sono gli obiettivi che penso io la squadra abbia. Sicuramente, come ti ho detto prima, quello che ha fatto vincere e fa vincere Siena sicuramente è la programmazione, il fatto di non cambiare 7-8 giocatori ogni anno, come fanno se non tutta la maggior parte delle squadre italiane. È questo che fa la differenza, secondo me, tra le vittorie e le sconfitte. No, le distanze penso sia uguale, anzi, penso che cambieranno qualcosa l'anno prossimo per i nuovi regolamenti, però è sempre un campo da basket, insomma. Quelle sono belle modifiche, insomma, però partiranno, insomma, adesso con la nazionale giocheremo ancora con le distanze vecchie, però insomma ci dovrei iniziare a allenare tra qualche mese con queste nuove misure. Vuoi provare a fare un tiro? Sì, volentieri. Dai, adesso arriva un ciuffo. Eccolo qua. Sensazioni. Sensazioni no, è più distante, sicuramente si sente, però insomma penso che con un po' di allenamento si ritrova la mano giusta. Grazie anche di questa prova Grazie a e vuoi te. salutare i tuoi tifosi? Assolutamente sì, un grande saluto a tutti i tifosi italiani e della Mensana Siena.